Il convegno napoletano si conclude con una prova riservata ai 4 anni sulla distanza di 2100 metri. In salchi ci sono gli allievi, 9 concorrenti al via. Prima fila per Nebole Gain, Festo GPD, Elton Jet, Edwin Chris, Evergreen Parry, Lady Casey, Elliott & Co, Eclissi Ramada. Seconda fila per Eagle Weisel. Gran lancio. Emerge Edwin Chris, impegnato al largo da Elliott & Co ed Eclissi D'Amada. Posizioni che si vanno delineando all'imbocco della prima piegata. Punta un po' qualcosa Edwin Chris, si allarga all'imbocco della curva, poi torna nella posizione iniziale lungo i paletti, assume il comando con lancio in 14 e mezzo. Già in fase di gestione il leader, si sono adeguati al largo Elliott & Co ed Eclissi D'Amada. Primo quarto in 32. Adesso un po' ardente Elliott & Co va ad impegnare Edwin Chris, lo attacca e lo sopravanza, tira Elliott & Co, completa i 600 in 44 e 8. Così un nuovo battistrada Elliott & Co. Edwin Chris sta pensando, il suo interprete, di ritornare al largo, lo fa in anticipo su Elton Jet. 800 metri sul piede dell'1.15, Edwin Chris, da che era al comando, si ritrova all'esterno scoperto, guadagna una posizione all'interno in Nebole Gain, carpisce la seconda pariglia Elton Jet, la terza è di Eclissi D'Amada che ha all'interno Eagle Weisel. Primi 1000 metri in 1.15 e 2. Elliott & Co affiancato da Edwin Chris, curva in 15 secchi. Elliott & Co ed Edwin Chris alle prese, seguiti da Nebole Gain e Elton Jet che muove in terza ruota, sospinge Edwin Chris sul battistrada ai 600 conclusivi con una frazione in 14 e mezzo. Edwin Chris sopravanza Elliott & Co, è attaccata al largo da Elton Jet che ha all'interno Nebole Gain. Vitale Miglio ultimato in 1.58 e mezzo, 13 e 9 di ultima frazione. Edwin Chris ed Elton Jet a lottare, seguiti da Nebole Gain, si fa notare dalle retrovie Eagle Weisel, retta d'arrivo. Edwin Chris prova a difendersi da Elton Jet che però è incisivo, sta passando Elton Jet, di dentro va Nebole Gain che trova la porta chiusa. Elton Jet quarta a seguire alla grande su un comunque validissimo Edwin Chris, qualche scelta tattica poco azzeccata, e alla fine arriva al secondo posto a mezza lunghezza dal vincitore. 2.28 e mezzo sul mio cronometro, media di 1.13 e mezzo sui 2100 metri. Il figlio di Varenne Uccia Jet è stato gestito al meglio da Marco Donnarumma. Per il training di Saverio Gallo, i colori del signor Ciro Verde. Ripeto, quarta affermazione a seguire per Elton Jet. Edwin Chris ne esce con l'onore delle armi, ma deve accontentarsi della piazza d'onore. È tutto Dagnano. Per quanto concerne stasera, non resta che augurarvi una buona serata, un buon prosieguo di settimana e arrivederci alla prossima giornata di corse al Trotto che si terrà venerdì 30 agosto, mentre mercoledì 28 agosto ci saranno le corse al galoppo. Di nuovo buona serata.